Favorevoli 395, contrari 138, la Camera approva. 14.31, l'Aula decide che Galan può essere arrestato. Passano meno di 4 minuti, i legali Franchini e Ghedini fanno sapere che si è trattato di un voto politico, chiedendo che vengano concessi gli arresti domiciliari a Galan, da giorni ricoverato all'ospedale di Este. Ed eccolo Galan sulla sedia a rotelle, spinto verso l'ambulanza, lascia l'ospedale di Este. Eccolo in un video girato in esclusiva da Nicola Cesaro del Mattino di Padova. Incazzato sono, se vuoi raccontarlo, ma tanto! La giornata più lunga per l'ex presidente del Veneto si risolve nello scenario peggiore. L'autorizzazione alla misura cautelare da parte dell'Aula di Montecitorio nell'ambito delle tangenti per l'inchiesta Mose. E nonostante i tentativi del capogruppo Brunetta, che in mattinata aveva chiesto un ulteriore rinvio. Chiedo pertanto di porre in votazione il rinvio ad altra seduta. Respinto. La Russa chiede allora un rinvio, sì, ma a data certa, settimana prossima. Proposta nemmeno accolta dalla Boldrini. Nessuna sorpresa poi. Il PD appoggia la richiesta come Scelta Civica, Grillini e altri. Forza Italia parla di barbarie. Insieme a NCD dicono no allo scrutinio segreto. Con un'ordinanza di 770 pagine che ha portato all'arresto in carcere di 25 persone, ha chiesto l'arresto per il deputato Galan. Vuol dire che un motivo c'è, Presidente. L'ex alleato, la Lega, con il commissario di Padova Bragantini, che in aula annuncia sorpresa di essere per l'arresto e precisa: qui non si decide se Galan è colpevole o meno.